Dove siamo, amore? Inverno. Ah. Siamo venuti a mangiare qui, questo posto qua. Come si chiama? Il ritrovo. Che sta a Frosinone. E lei si sta riprendendo perché l'abbiamo fatta a piedi. Ecco qua. E mo vediamo come si mangia, eh. Ancora con questa mascherina. Non si presenta male, molto carino. Vabbè, C'è il podio per quando vinci. io già stavo andando lì. Con la piscinetta, vedi? Io mi faccio portare da mangiare là dentro, eh. Questo è il ritrovo. No, lo Stato ce l'ha sempre, perché ogni anno poi passa. Ecco come sono apparecchiato, molto giocattolo, molto casereccio, mi piace. Mi piace. Allora abbiamo ordinato l'antipasto e il primo. L'antipasto abbiamo preso. Beccata col socio in bocca. Abbiamo preso. Chissà se si rigirerà durante la ripetizione. Sì. Abbiamo preso un pollo arrostito su patata schiacciata all'olio extravergine di oliva. E poi il nostro mare in piccoli assaggi. E ci hanno spiegato che si forniscono da dei fornitori che hanno il pesce fresco. Qui siamo in provincia di Latina, in realtà non è Frosinone, io prima vi ho mentito. Perciò adesso vediamo. Sì, abbiamo preso anche un vinello, che in tutta l'estate siamo scordati che vino è, però è buono, corposo, dolciastro, succoso. Sgombro con le patate e insalata di mare, questo è solo il piatto, poi arriveranno altre cose. Grazie. Allora, questo qui ha detto che è un gambero al vapore con insalatina e nago dolce. Questo è un pan brioche che fanno loro con Del branzino pesce. e patate, zucchine, insalata di mare, porco e patate. Buono. Io invece ho la patata schiacciata con l'olio d'oliva e lo polpa cotto sulla brace, allora cotto sulla iniziamo. brace. Mo ce lo mangiamo e vediamo com'è e poi facciamo sapere. Tanto ti taglio questo. Intanto la Italia, intanto la Italia. Sì, così ci dividiamo quantomeno le porzioni. Il pan brioche. Com'è? Fa. Di che sa? De pesce? No, è molto buono con il pan brioche, pesci, le zucchine fritte. No, sono saporiti che si sposano perfettamente. Come sei aristocratica. Allora, eccoci qui. Ah, io mi sto mangiando il polpo alla piastra con patata schiacciata e l'olio d'oliva, ragazzi, è qualcosa di Il polpo spettacolare, guarda. Poi alla griglia, vero? Alla La piastra. piastra, piastro, griglia, comunque è buono. E sono sincero, ha un bel sapore di mare, non me l'aspettavo così fresco, sono sincero. Invece è veramente buono. E si sposa benissimo con la patata. Aspetta, ecco, bello. Io intanto continuo con il mio piatto. Io ho fatto una cosa che si fa. Mi sono spalmato la patata un po' lipata sul pane.
Che roba! Lui sta cercando di riassemblare. Cioè, è appena arrivato un fiore di zucca con interno mantecato di baccalà su maionese, fatta in casa, penso, e una polenta barzugana. Sì, una polenta di muscardini. Bella roba! Bello! Wow. Se me lo sposti, io sono qua dentro, me lo sposti. È bello, eh? E vi posso dire, ragazzi, che pure è buono. Cioè, quello non lo so perché mo ce lo mangiamo. Ma sta roba che abbiamo mangiato fino adesso, veramente valeva la pena. Il piatto winner is dell'antipasta al momento si conduce in testa con patata e polpo alla piastra. Qualcosa che veramente e c'è la palla polentata. Che ne pensi, amore, fino adesso? Sto per fare la scarpetta. Senti, visto che tu c'hai buona memoria, ci ricordi che cosa ci siamo presi finora? Abbiamo preso un antipasto, insalata di mare, gambero cotto al vapore con insalatina con in agrodolce con fragole, ovviamente insalatina, fragole e melone. Il gamberetto mi sa che era crudo. No, il gambero era cotto al vapore. Cotto al vapore? Sì, lo dice lei. Dopodiché il polpo sulla griglia con le patate. Il mio piatto preferito. Con le patate schiacciate all'olio d'oliva. Dopodiché c'è arrivato il fiore di zucca fritto con l'interno di baccalà, no, baccalà. C'era pure Alice, mantecato, c'era. E Alice, io mi intrometto, sì. Dopodiché, perché sei fastidioso, dopodiché c'è arrivato la polenta con sopra i muscardini. La polenta non era valsugana. Era buonissima. No, ma tutto buono, e anche il vino era buono. Ciao. Ci hanno portato altra roba. Grazie. Logozus. Zutta di cozze. Ora vi facciamo sapere. Buone pure le cozze. Per finire. Buone le cozze. Fresche, vero? Sì. Però forse l'erbetta andava tolta. L'erbetta. Sì, era rimasto un po' di pelucchio e quindi andava levato, ma comunque buone, niente male, dai, anche il sotè era gradevole. Molto buono, sì, fresco. L'ha provato. Ah, salve, ci hanno portato il primo. Aspetta, ora vi faccio vedere che cos'è. Allora, a me è arrivato lo spaghetto con le vongole. Devo dire che è molto cremoso. Che poi alcune sono pure belle grosse come vongole, vedi? Sì. Sono tipo veraci. Vedi? Vongolura. Chi è? Ciao, sono il vongolone. Voilà. Com'è? Buona?
E io invece ho preso questo. E questo è spaghettino. Sei ancora più fresco adesso. Avevo messo in ghiacciaio. Ottimo, ecco il vinello. Ci arriva anche il vinello d'osta. L'abbiamo perso, ecco qua. Olè. Bello fresculo. Che ci sta. Facci vedere l'etichetta. Eh? Eccolo. Grazie. Vuoi un altro goccino? Dicevo, spaghettino cotto benissimo, devo dire, con un sughetto leggero e gambero rosso crudo. Sì, ma il sughetto è con la bisca di gamberi. È con il fondo di gamberi. Quindi il sugo qui l'hanno fatto in bisca dove stavano i gamberi. Giusto? Sì, bene. Io mi continuo a mangiare questo spaghettino cotto benissimo, cremosissimo, con le vongole, molto buono, veramente buono. Buono, buonissimo. Questo vino è veramente buono, non sono molto contento, però è buono. Cantina Sant'Andrea, azienda agricola, riflessi, buono, piacevole, non troppo forte. Poi vediamo quanto c'è, 12 volume e mezzo, mi sembra un vinello standard. Ecco perché ne so, imbriagata io. Ne sta acciuccato, eh? Neanche mezzo calice. 2-4 bicchieri di vino, mezzo calice. Tra poco vediamo che salta tutto all'altro. Forza Juve! Vongole. Dio un po', Dio le mette a me. Com'era il piatto? Questo. Buono e freschissimo. E con tanta. Dillo tu. Con tanta roba. C'è un sacco di vongole. Molto molto ricco di ingredienti, no? Di condimento, ecco. Magari quando tu prendi il piatto con le vongole ci sono i 4 vongole contate, di cui 2 sono senza vongole, c'è solo il guscio. E invece qui, anzi, forse ci sono più vongole che gusci. E questo invece è il vinello fresco buono. Io mi sto al terzo calice. Sta finito pure il mio. Salute! Non... Per concludere... Le sorprese non finiscono mai qui. Partito dalla casa. Grazie. Grazie. Che roba! Ma poi la casa di chi? Ci hanno appena offerto... Ma la casa di chi? Moscato. Guardate che bello. Così sì, che lei senza occhiali non lo vede, quindi diglielo voi. Cioè, allora, aspetta, morivo. Guardate qua, questo è il mio dolce, lo vedete? Il mio è un semifreddo con una riduzione di frutti di bosco e fragole. Mentre il suo è... Una composta, diciamo, una scomposta di fragole e una crema chantilly. Che ci hanno portato qua dentro? Un moscato. Dov'è? Non lo vedo. Eccolo qua. Vedi? Qui facciamo qualche foto, va? Wow!
E niente, alla fine tutte le cose belle finiscono e anche questa avventura in questo ristorante chiamato Il Ritrovo è giunta al termine. Giunta al termine nel migliore dei modi, perché nei modi, perché adesso stiamo per bere questo. Che altro non è che un buon bicchiere di amaro di olio di oliva extravergine di amaro al basilico, al basilico, tu vuoi amaro basilico e io mo bevo bar. Niente, non mo bevo, adesso a fare foto, un book fotografico al bicchiere al bicchiere E niente, vabbè, comunque, mo a breve ci porteranno il conto, quindi vedremo quant'è. Grosso modo già ipotizziamo quanto potrebbe essere, ma lo andremo a sincerare ora che ci porteranno il conto. Fino a quel momento aspettiamo, amo. E boh, non l'abbiamo sentito il basilico, sinceramente. Tu l'hai sentito il basilico? No, però è buono. No, essere buono è buono, e si sente che è fatto, che è artigianale, no? Che generalmente le cose artigiane sono quelle che te mazzolano di più, e questo si sente che è artigianale. Però il basilico non lo sento, però il mio bicchiere è anche sporco di amaro, devo essere sincero. Che cosa? Sembra limoncello aromatizzato, ma non troppo, Beh, si sente che pure a me mi ricorda moltissimo il limoncello, però il basilico non lo sento, sincero, però è buono, devo dire, è buonissimo. Adesso stiamo sindacando sul quanto abbiamo potuto spendere. Secondo me stiamo su un centinaio d'euro, poco di più. Secondo te? Novantina d'euro. 90 tondi così? No, tra poco, 90 poco e 100, di più, 90, sì. Tra 90 e 95. A me secondo me tra i 95 e i 100. Comunque abbiamo preso due contorni. No, due antipasti. Va bene. Vabbè, credo, sto fatto di alcol, scusate. Abbiamo fatto due antipasti. Abbiamo fatto. Abbiamo preso due antipasti, due primi, il dolce, l'amaro, il caffè, la bottiglia di vino, l'acqua e basta. Adesso vediamo quanto abbiamo speso. Diciamo e vi diciamo, vi diremo, ve lo diremo quando arriva oggi. Ecco il conto, sta arrivando. Ora vediamo. Ce lo stanno portando, Stanno portando il conto, eccolo. Grazie mille. Allora, io avevo detto tra i 90 e no, io avevo detto intorno, quanto avevo detto? 300, 95 e 100, e Stefania fra i 90 e 95. Invece è? Mettilo giù. Non c'è scritto, non te lo dicono. È lo scotto. Non c'è scritto. Oh! Non c'è scritto, eccolo, lo vedete? No, non si vede, lo dico io, 68 euro. Giù così. Ora lo faccio vedere, faccio la foto. Eccolo, niente foto, possiamo il video. 68 euro. Abbiamo preso un misto di mare 18 euro. Polpo e patate 10 euro. Spaghetti vongole 12 euro. Mille foglie 5 euro. Semifreddo 5 euro. Acqua 2 euro. Vino 10 euro. Vabbè, sinceramente non mi dispiaceva il vino, perciò 10 euro glieli do volentieri. L'amaro 3 euro. Il caffè 1 euro. E che tra l'altro il totale sarebbe. E tra l'altro il caffè comunque devo dire che era buono, Sì. Boh, non è perché voglio filare, però era buono davvero. E dicevi il sub totale? Di 85 euro meno il 20% di sconto per il The Fork. Sì, perché noi abbiamo prenotato con The Fork. Quindi abbiamo avuto il 20% di sconto alla carta. 68 euro, devo dire, veramente un bel prezzo. Ma comunque, allora, senza comunque lo... Mi ero avvicinata io, senza tra lo, 90. Tra i 90 e 95. Senza lo sconto, 85 euro è un prezzo onestissimo. Sì. Guarda, allora, per quanto abbiamo mangiato e per come abbiamo mangiato, secondo me 85 euro è anche regalato. La location poi. Aspetta che ti vedo affogata, ecco adesso. Affogata. Mi vedo affogata come la marena.
No, la location è bella e tutte queste fotocamere e videocamere non riesco a capire dove devo guardare, comunque vabbè. Tu guarda al centro, okay. Al centro qua. Va bene, allora, la location è bellissima, rilassante e la musica di sottofondo anche aiuta. Molto da piano bar. Sì, 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 ti rilassa. Poi, insomma, con un buon bicchiere di vino. Vino che tra l'altro dov'è? È uno spettacolo. Sì, buono, buono, buono. Peso mezzo calice già sto andante. 10 euro, buonissimo come prezzo. Sì, no, è buono. Veramente va giù. Da solo. Buono, buono. Siamo soddisfatti. È stata una bella esperienza. Consigliamo questo posto. Che ripetiamo, è dove? Siamo in provincia di Latina. A... Il ritrovo a Priverno. Priverno, provincia di Latina. La via esatta non la sappiamo, però vabbè, basta che cercate il ristorante di ritrovo anche su The Fork, no? Magari siete da queste parti, venite verso Frosinone e lo trovate sicuramente. Guardate ragazzi, veramente è un bel posto. È in un posto, cioè ve lo faccio rivedere, eccolo. No, sta benissimo, poi ecco, loro si riforniscono dal mercato del pesce lì vicino a Terracina e prendono quello che trovano e poi, cioè, è proprio fresco il pesce, quindi cucinano quello che trovano e via, quindi ogni volta troverete cose diverse e fresche soprattutto. Guardate, lo spaghetto con il gambero rosso fresco e crudo avevo un po' paura, invece, anzi vi dirò di più, è la prima volta che mangio un crudo di gamberi, perché non l'ho mai mangiato, e buono, saporito e tenuto bene, e lo spaghetto ragazzi è uno spettacolo, cioè, però se venite qua al ritrovo dovete mangiare assolutamente il polpo alla piastra con patate, perché era qualcosa di spettacolare. Niente, sono andato sotto al polpo. Poi ecco, il personale molto cordiale, disponibile, il servizio veloce. Molto veloce. Ottimo, siamo stati soddisfatti a 360 gradi, quindi lo consigliamo. E appunto, a proposito del servizio, dobbiamo dire che credo, poi non lo so se è così, ma credo che siano molto attenti al tavolo. Infatti noi appena abbiamo finito, che ne so, il contorno, l'antipasto, hanno portato subito il primo. E non appena, anzi, il primo, poi l'antipasto poi era composto da più piatti, quindi ce l'hanno portati in diversi scaglioni e comunque hanno sempre aspettato che finissimo quello che avevamo sul tavolo prima di portarci il resto, perciò questo ci fa praticamente perfetto. Sì, questo ci fa capire che comunque eravamo sorvegliati a vista e mi fa piacere questa cosa, perché comunque sono molto attenti al dettaglio, alla cura, perché ci tengono a portarsi un piatto fresco, caldo e buono. Quindi sì, io gli do 4, anzi no, gli do 4 e mezzo su 5. Anch'io. 4 e mezzo su 5. 4 e mezzo su 5, un bel ristorante, piacevole, accogliente. Se devo trovare un difetto, non lo trovo. Non lo trovo, forse ecco, magari negli spaghetti ho trovato un pizzico di olio di troppo e un po' mi ha infastidito, ma perché io non digerisco bene l'olio, quindi ecco, diciamo che è quello la motivazione per cui magari potrei dare un mezzo voto in meno rispetto a 5. Tu sei puntiglioso. Ho capito, sennò che cazzo vi faccio a fare questi video. Bene, io vi saluto. Sono ancora brilla, quindi mi raccomando, approfittate per venire qui, magari prenotate anche voi con The Fork e provatelo, da provare. Sì, è un bel posto da provare, siamo in provincia di Latina, a due passi da Frosinone e vale la pena provarlo. Potete venire a 10 minuti da Terracina, vale la pena provarlo, il personale è estremamente piacevole e accogliente e soprattutto disponibile. Basta, l'abbiamo detto 6 volte. E basta, hanno detto il capo, l'uomo, la donna del monte ha detto basta, quindi basta così. E niente, seguiteci per altre gustose ricette. Ciao.
E niente, abbiamo finito. Si è stato benissimo. Fermati. Io lo ritrovo. Sì, effettivamente siamo pallidi pallidi. E abbiamo mangiato benissimo, siamo stati benissimo, un posto davvero eccezionale. Allora, ricordiamo dove ci troviamo. Ci troviamo in provincia di Latina. Ecco la musica. Mi trovo. Di portarmi da te, vorrei chiedere al mondo. Io lo lascio qua. Non sei qui, dimmi se tutto rimane per sempre uguale o rimane così. Dimmi che ricordo di te è che il buio da qui. Ha bevuto forse un bicchiere di troppo, un bicchiere. No, 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 siamo... allora finiamola, finiamola. E posto bellissimo, siamo stati benissimo, abbiamo mangiato bene, il prezzo onesto, no? Molto. Prezzo molto onesto. Allora, prezzo totale 85 euro con The Fork 68, quindi 17 euro di sconto. Ecco, qui lo continuo a comprovare ciò che diciamo. E personale affabile, estremamente disponibile e niente. Allora, siamo a Latina. Se vi capita di passare da queste parti, no, non siamo a Latina. Te l'abbiamo detto un milione di volte. E un milione. Adesso è un milione e uno. Se vi capita di passare da queste parti, venite, mangiate e niente. Fateci sapere quello che ne pensate. E pensa che lo ritrovate qua perché mo lo abbandono. E grazie a tutti, è stato un piacere. Ciao.